nemici che ha la Costituzione, il disinteresse della politica. Ora voi mi direte, Benigni, con questi tempi che corrono ci viene a dire di rispettare la politica. No, infatti io non vi dico di rispettare la politica, vi dico di amarla, di amare la politica. È la cosa più alta, la cosa più alta del pensiero umano per costruire la nostra vita insieme, per organizzare la pace e la serenità e il lavoro. C'è solo la politica, non è che c'è un'altra scienza. Non avere interesse per la politica è come non avere interesse per la vita. Dice, non mi interessa niente. È come dire, come non ti interessa la politica? Non ti interessa non solo della tua vita, ma la vita di tuo figlio. Se andrà a scuola, se avrà un buon insegnamento, se si ammala sarà curato, se si sposerà, se troverà un lavoro. No, non mi interessa, fate voi, fate voi. La vita di tuo figlio, della tua. Questa è la politica. Organizzare la nostra vita, la costruzione della nostra vita. E ci sono dei politici che non amiamo, ma non sono tutti uguali. Anche quelle sono frasi tremende. Quando si dice i politici sono tutti uguali, facciamo un grandissimo favore ai cattivi, ai disonesti, agli stupidi, perché è come se non li avessimo riconosciuti. Loro ne godono. Ah, non ci ha visti nessuno, vieni pure te, qui non si accorge di niente nessuno, siamo tutti uguali. Terribile. Alimentiamo questo. Buongiorno, bentrovati. La copertina di Silvia Mauro per la parola che abbiamo scelto questa mattina, che come avrete intuito è politica. E allora ci chiediamo, intanto, è una parola che ormai significa soltanto brutte cose, è una brutta parola oppure, come dice Benigni, è irrinunciabile la politica, è una condizione dalla quale non possiamo prescindere. E in questi giorni, penso al dibattito interno al Partito Democratico, stiamo assistendo ad un eccesso di politica o all'esercizio della politica? Si può ancora parlare di politica italiana o dobbiamo più semplicemente parlare di politica europea? Di tutto questo parliamo questa mattina, do il buongiorno ai nostri ospiti, saluto Augusto Minzolini, Forza Italia, ben trovato. Do il buongiorno a Luciana Castellina, adesso mi viene difficile perché sono molto emozionata ad averla qui, politica, giornalista, scrittrice, esponente del Partito Comunista, tra i fondatori del Manifesto, vorrei dire in qualche modo una protagonista della storia della sinistra italiana e spero di aver detto a sufficienza. Ben trovata. Grazie. Buongiorno Davide Zoggia, Partito Democratico, ben trovato. È collegato con noi da Milano Stefano Zurlo, il giornale. Buongiorno Zurlo. Buongiorno. Luciana Castellina, mi dice subito che cosa significa la parola politica oggi? Ah, Benigni l'ha detto benissimo. Aggiungerei una cosa, lui ha detto bisogna amare la politica. Io direi bisogna fare la politica. La politica appartiene a tutti, anzi più la gente si occupa della politica, meglio è, cioè la politicizzazione della gente è la prova della democrazia. Purtroppo assistiamo non a troppa politica, ma al ritrarsi dalla politica, è una specie di sequestro della politica da parte soltanto di una piccola elite e la democrazia cade. Chi ha più bisogno in questo momento di politica? Beh, hanno bisogno più di politica di più quelli che non hanno altri poteri. Perché quelli che hanno i soldi, quelli che hanno tante altre leve di potere possono farne a meno. Sono i più poveri che hanno solo quello per poter in qualche modo incidere sulle scelte. E mi torna in mente Gramsci, no? Lo avrai immaginato. Insomma, Gramsci è sempre molto utile, non era solo così un intellettuale liberale come spesso viene presentato. È una grande riserva ancora, tant'è vero che lo studiano molto di più oramai in America, altrove, di quanto non si studi in Italia. È una delle sciagure del nostro paese. Dunque, ieri è successo che è stata giornata di grandi incontri, alla fine, lo sapete, ne stiamo parlando ormai da qualche giorno, il dibattito sulla riforma del mercato del lavoro, in particolare quello che sta accadendo dentro il Partito Democratico sull'articolo 18. Ieri la minoranza del Partito Democratico ha presentato 7 emendamenti che già Sacconi ha liquidato come irricevibili, adesso poi vediamo in che direzione si andrà. E io vi voglio far sentire, ieri sera Bersani, che era ospite di Floris sulla nostra rete, a proposito di Renzi e dell'atteggiamento, diciamo, sull'articolo 18. Sentiamo un po', e non soltanto sull'articolo 18. Il PD con lui al 40%, con lei al 25%.
Con quel 25 sta governando, no? Sì. Sta governando con quel 25, no? Sì. Cioè di quel 40 fanno parte no, anche il 25. No, c'è il 25, ma con quel 25 per la prima volta il PD è andato al governo dopo 10 anni di Berlusconi. Non ci sono io al governo, mi va bene lo stesso, non chiedo certo riconoscenza, ma rispetto sì. Allora, rispetto sì, ci sono 40 dissidenti nel PD, insomma, più o meno si sono contati. Ieri sera lei fa parte dell'area riformista, Zoggia, è corretto? Poi è corretto. Sarebbe carino spiegare a casa che tutte queste... Spiegare cos'è l'area riformista. Ecco, appunto. Non sono le riforme, se no la gente non capisce più niente. Che la riforma è sempre stata una parola positiva, un cambiamento nel meglio. Adesso ho dei forti dubbi che invece delle riforme che si parla siano meglio, sono un tornare indietro rispetto alle riforme che si erano conquistate. Se non chiariamo questo la discussione diventa incomprensibile. Area riformista, Zoggia, significa? Significa dare il contributo possibile per riformare in meglio il Paese. Mi pare che abbiamo già dato prova, diciamo, di questo nostro lavoro con la riforma del Senato. Pur essendo minoranza all'interno del partito, abbiamo contribuito in maniera fondamentale all'approvazione in prima lettura di una riforma molto importante, insomma, che stava nel programma di Renzi, del programma del Partito Democratico, vorrei dire nel programma di tutti coloro i quali sono candidati negli ultimi anni. Questo passaggio è un po' più complicato, quello, diciamo, non soltanto sull'articolo 18, ma sulla riforma del lavoro più nel complesso. Però chiamandoci noi area riformista è evidente che stiamo sul merito, non c'è nessuna blindatura, i 40 che hanno firmato gli emendamenti al Senato non sono dissidenti, sono persone che vogliono discutere sul merito. Sì, però qual è il punto di caduta? Perché il d'accordo la discussione, mi sembra che Renzi non abbia tanta voglia di discutere, però magari mi sbaglio. Dopodiché cioè, il punto di caduta qual è? Chi fa il Presidente del Consiglio, il Segretario del Partito... Anche se non ha tanta voglia di discutere, voglio dire, è quasi obbligato a discutere, nel senso che deve comunque rispondere al Paese e noi vogliamo dare una mano in questo senso. Il punto di caduta è prendere gli emendamenti, prendere la proposta del Governo e fare un lavoro per arrivare, diciamo, a una situazione che non sia tanto solo di mediazione fra il PD, ma sia utile per il Paese. E quindi va insomma, conglobata con quella che è anche la legge di stabilità, per esempio... capire se ci sono le coperture per le cose che l'ampliamento degli fare. Ammortizzatori sociali, tutele che possono essere anche descritte in maniera diversa rispetto a quello che è l'articolo 18. D'altronde ci sono paesi che stanno meglio di noi, penso alla Germania... dove è vero che c'è una collaborazione diversa tra forze sindacali e governo e politica in questo caso, però insomma non è che lì i diritti siano stati calpestati. No, per esempio il reintegro credo che invece di partire dalle aziende che hanno 15 dipendenti sì. parte dalle aziende che ne hanno 10, quindi certo. dovendo quindi, fare riferimento no, a qualcuno è che riferimento in Italia si è molto esasperato diciamo questo argomento. Sì, però la domanda, cioè io le chiedo il punto di caduta perché provo ad immaginarmi questa situazione, voi avete presentato, sono stati presentati questi 7 emendamenti, non vengono accolti, che succede? Che Renzi si rivolge... A Berlusconi. No, però non rivolge a Minzolini. Io posso, adesso non ho la sfera magica, diciamo, però la mia previsione, un po' di esperienza ce l'ho, è questa. Noi avremo la direzione nazionale lunedì, quella direzione nazionale dovrà uscire con un documento unitario, non può esistere che all'interno della direzione dove insomma si discute in maniera approfondita ci siano due posizioni, perché se ci sono due posizioni poi è evidente che tutto si riversa in Parlamento e in Parlamento o sei conseguente a quello che hai deciso in direzione oppure rischi di fare la figura del cioccolatino. Ecco perché io penso che in queste ore, anzi è in corso un lavoro per trovare una soluzione che in qualche maniera faccia sì che il contributo di Forza Italia, se ci vorrà essere, insomma, è che ben non accetto, sia determinante ma il loro non contributo. Sia determinante per l'approvazione. È pronto il soccorso Minzolini? Ma io guardo un'idea particolare. Io parto da un presupposto, che la cosa che un po' mi colpisce di fatto diciamo dalla politica di questo governo è che sottovaluta le priorità. Dico, la politica, come dicevamo prima, è una questione diciamo, che riguarda soprattutto diciamo, l'interesse di tutti, perché poi dovrebbero essere i governanti che fanno, diciamo, risolvono i problemi. Allora, quello che a me mi lascia un po' perplesso
è un po' la cadenza, diciamo, dell'intervento di questo governo. Rispetto a questioni che sono centrali, cioè la crisi economica che morde sia gli imprenditori, sia i disoccupati, sia, diciamo, gli occupati. Ragioniamo su come si licenzia più agevolmente. Cose particolari. Abbiamo fatto prima il Senato, ora stiamo facendo tutta questa discussione sull'articolo 18, su cui io sono d'accordo il superamento dell'articolo 18, ma non credo che l'articolo 18 poi cambi la condizione occupazionale di questo Paese. E quindi perché ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché molto spesso, e qui arriviamo al concetto della politica, la politica un po' si distacca dalla realtà. Io penso, ad esempio, nella mia idea, anche se ho posizioni molto diverse da loro, credo che la priorità in questo momento per rilanciare i consumi sia la questione fiscale, il costo del lavoro. Certo. Di tutto questo noi non parliamo, l'abbiamo allontanato. Una cosa interessante, ho letto qualche tempo fa, che ha fatto poi Beggs viene qui, no? Ha fatto un'analisi proprio sui numeri e è andato a vedere quello che è stato fatto nei primi 7 mesi dal governo Monti, dal governo Berlusconi, dal governo Monti, dal governo Letta e dal governo Renzi. Indipendentemente dalla bontà o meno delle scelte, nei primi 7 mesi il governo Renzi è quello che ha fatto di meno. Allora io parto da un presupposto. Quando si fanno delle operazioni che riguardano la crisi, diciamo, di un paese, quindi delle riforme, se non vogliamo, diciamo, tra virgolette, uso un'espressione un po' forte, sputtanare anche il termine riforme, perché poi se ne parla tanto, o non se ne fanno, non sono efficaci, cioè uno deve pure rendersi conto che lì, in quei 7 mesi, si sarebbe dovuto fare molto di più. Cioè lì doveva esserci, diciamo, il timbro, l'imprinting dell'azione del governo. E non c'è stato. Ora noi stiamo facendo tutta una serie di operazioni in cui molto spesso, al di là della bontà o meno, dico io sul superamento dell'articolo 18 sono d'accordo, non so se in realtà il punto essenziale è quello di arrivare addirittura a uno scontro per poi avere una motivazione in fondo per dire quello che non sono riuscito a fare è non perché non volevo farlo, ma perché non me l'hanno permesso. Cioè la ricerca in ogni caso di un avversario... Non è un inedito, lo abbiamo già sentito dire. È uno dell'elemento, diciamo, di una politica però... Non di una strategia, ma di un esasperato tatticismo che non è certo il sale della politica. Zurlo, cosa succede lunedì in direzione? L'obiettivo è quello che dice Minzolini, cioè provocare la spaccatura? No, secondo me si arriverà invece, la vedo più come zoggia, se ho capito bene, si arriverà alla fine in qualche modo per il bene supremo del partito a una posizione unitaria io credo in direzione. Dopo, naturalmente, sarà da vedere se i gruppi parlamentari vengono dietro oppure no, perché molti, a cominciare da Cooper, hanno detto che il Parlamento non è una caserma e quindi c'è libertà di voto. Però io credo che alla fine, un po' sul tema dell'unità del partito e poi anche per una questione di realismo, si arriverà a una qualche forma di mediazione, si arriverà a una posizione in qualche modo unitaria. Naturalmente poi ci saranno distinguo, mal di pancia, minacce, interviste sui giornali, ma credo che in qualche modo si andrà avanti. Non mi pare che Speranza, il capogruppo o il ministro Martina, che pure interpretano posizioni critiche, abbiano voglia di rompere. Non mi pare che ci siano più i numeri del 2002 con i pullman a Piazza San Giovanni e la prova di forza imposta da Cofferati. Mi pare che il paese sia cambiato, mi pare che i precari siano molti di più e anche dentro il partito, se la politica è avere le antenne che guardano la realtà, ci sia questa considerazione. E poi da ultimo, a me sembra che il Presidente della Repubblica col discorso che ha appena fatto abbia tagliato la strada a ipotesi alternative di cui pure sui giornali si era scritto molto in questi giorni, governi tecnici, sì, cadute, spostamenti. Mi pare che le strade siano un po' chiuse per l'opposizione interna, per la minoranza. Poi non mi pare nemmeno che sia tempo di scissioni, per essere molto chiari. Si scindono con chi? Con chi vanno? Con Sell? Con un pezzo di 5 Stelle? Tutto naturalmente può succedere. Secondo me si andrà avanti in questa direzione. Da questo punto di vista è vero, raccolgo la provocazione, che Renzi ha un po' la voglia di, come dire, l'abbiamo detto e scritto, ha la voglia di crearsi il nemico perché il nemico gli serve per andare avanti, ma il tutto in un quadro, secondo me, almeno in questa fase di ricomposizione. Da questo punto di vista è vero, volevo precisare, secondo me, cos'è la sinistra riformista oggi? Lo capiamo per contrapposizione, quella che spacca, che rompe, che tocca i vecchi tabù della sinistra tout court che ci sono stati fino adesso. Vedi l'articolo 18, vedi il tema del lavoro, vedi il tema della giustizia, stiamo vedendo una sinistra che molti sbrigativamente etichettano come destra, ma insomma è una sinistra che rompe con i vecchi, diciamo così, luoghi comuni, chiamiamoli luoghi comuni, con le vecchie ideologie, e forse da questo punto di vista capiamo per contrapposizione cos'è la sinistra. Il timore
è che questa ricomposizione che io vedo all'orizzonte, magari mi sbaglio, ma insomma io vedo che si andrà avanti, il mio timore è che non finisca però all'italiana, con un pastrocchio, con un compromessino, che si fa la riforma, però poi c'è il correttivo, poi c'è il correttivo del correttivo. Non mi sembra sia l'idea di Renzi, però spesso Renzi, ha ragione Minzolini, annuncia, poi quando vai a vedere che cosa ha fatto, insomma... Al momento, si dichiara pronto allo scontro, poi vediamo se è vero. Ha minacciato il decreto, ha minacciato tante cose. Ha detto che questa è la questione della vita, che lui non torna indietro, che farà arrabbiare molti. Che anche abbaia, non lo so, insomma, io ho qualche dubbio. Spero che non si realizzi un compromesso all'italiana. Oltretutto, ho finito, dobbiamo tener conto di un elemento importantissimo su cui, secondo me, Bersani ha detto una cosa sacrosanta. Questa grande riforma, adesso si è parlato dell'articolo 18, ma a molti altri aspetti, si disboscano i contratti, si semplifica, si rivedono tutti gli ammortizzatori sociali. Questi ammortizzatori hanno un costo. Ci sono quanto i soldi? E dove stanno i soldi? Quanto questa costa è la grande soldi? Domanda, diciamo, Luciana Castellina. Questa è la vera domanda che sta sotto. Però io, scusa, però l'ultimissima... Che bisogna cambiare, lo capiamo dalle vicende come l'Italia. Tu non puoi pagare la cassa integrazione 7 anni per tenere la gente a casa, devi pagare per rimandarli a lavorare, per dargli una nuova opportunità. No, non no, per Zurlo, tenere ma che ci situazione. Sia necessità di un basta, cambiamento, basta, siamo fine. D'accordo. Poi bisogna capire se cambi abbassando i diritti di tutti o se invece cambi cercando di dare dei diritti a chi non ce li ha. E poi c'è questo piccolo dettaglio. Però chiedo a Luciana Castellina, siccome siamo a passare attraverso le parole di Cuperlo, non siamo in una caserma, e siccome la mia parola questa mattina è politica, io lì di quello voglio ragionare, le chiedo in che relazione sta l'obbedienza con la politica, in che relazione stanno i simboli con la politica? Ma non vede che tragedia questa discussione? Sembra la politica sequestrata da cosa faranno? 10 parlamentari contro 35 o contro 20? Quando c'erano i grandi e vituperati partiti di massa, quelli che avevano come milioni di iscritti, si discuteva con la gente, cioè quello che si faceva in Parlamento era il riflesso di una discussione che c'era stata nel Paese. Di tutto questo oggi non c'è traccia. Il cittadino è autorizzato, legittimato, a dire come si fa su Twitter: I like it, I don't like it, mi piace, non mi piace, punto, e basta. La democrazia non è dire mi piace o non mi piace, è uno spazio deliberativo a cui tutti partecipano. È terribile quello che sento, no? E purtroppo è così. Sono le persone, cosa farà Cuperlo? Cosa farà? Voglio sapere che cosa la gente che è coinvolta. E la discussione sull'articolo 18. Ancora, vorrei che qualcuno, Renzi, mi dicesse in che modo l'abolizione della protezione agli licenziamenti senza giusta causa contribuisce all'aumento dell'occupazione. E poi, allora, qual è la ragione dell'abolizione dell'articolo 18? È di dare un colpo al sindacato, punto, basta. Se la signora Merkel si fosse azzardata a dire del suo sindacato in Germania quello che è stato detto dal nostro governo sul sindacato in Italia, l'avrebbero cacciata a pedate. Allora, l'articolo 18, il senso dell'articolo 18 è solo questo, dare forza a dire che il sindacato è il grande ostacolo che impedisce oggi l'aumento dell'occupazione in Italia, che è una balla, e punto e basta. Stamattina intervista al Fatto Quotidiano, Marco Belpoliti, lo scrittore, dice è il brand del Premier, sempre contro i vecchi, siano essi il sindacato, siano essi la minoranza del PD, cioè, è una questione di marketing, cambia il linguaggio politico e questo è il linguaggio di Renzi, lui costruisce un nemico ogni volta perché questo gli dà più forza e questo è il punto, la politica è diventato questo. Ma tutta la storia dei vecchi è per dire una cosa che ormai è stata passata con responsabilità forte anche, diciamo, di chi ha sciolto il Partito Comunista, lasciatevelo dire, è che il Novecento sia stato un secolo soltanto di errori e di errori. Certamente ci sono stati anche quelli, ma è stato un secolo di grandi conquiste. E questo fatto di avere rimosso il passato e dire basta, state zitti voi dell'altro secolo, è un modo per dire che quelle conquiste bisogna rimetterle in discussione. La storia dei vecchi è questa, non è un'altra. È la rimozione delle conquiste che nel Novecento ci sono state. Quindi è qualcosa che ha a che vedere con i fatti, non solo col linguaggio. Ah certo, ma il linguaggio naturalmente è sempre simbolico, no? Quindi, a proposito di simboli, un passaggio di Bersani sui simboli, sull'articolo 18.
Ora, certo, è diventato, si dice, un simbolo. Io contesto che sia un simbolo, perché non è un simbolo. Certamente c'ha un aspetto simbolico, sì. E allora io la dico tutta, quel simbolo lì, bisogna dirci bel chiaro che c'è un piccolo motivo per cui non si può buttarlo via, e cioè, se il rapporto di lavoro, il posto di lavoro è totalmente monetizzabile, allora viene fuori che il lavoro che cos'è? È un salario che ti serve naturalmente per mangiare, per vivere, per te e la tua famiglia, e basta. No, il lavoro è anche una cosa in più, è la tua dignità, la tua libertà e il tuo diritto a un pezzettino di trasformazione di questo mondo. Il diritto ad un pezzettino di trasformazione di questo mondo, Menzolini. Non è condivisibile quello che dice Bersani, che il lavoro non è soltanto un valore che si può tradurre in denaro. Dico, guarda, noi stiamo facendo un discorso in cui poi la parte essenziale che dovrebbe esserci in queste riforme del lavoro, cioè la flessibilità, diventa quasi, diciamo, la cosa, diciamo, di cui si parla meno. Noi abbiamo preso il totem, ma il totem poi copre completamente quali saranno invece i veri argomenti su cui ti dovresti confrontare. Perché poi, ecco, come dicevo prima, non è che con l'articolo 18 tu aumenti l'occupazione, non l'aumenti. Se andate a vedere, c'è stato quasi un atteggiamento indifferente della Confindustria. Poi alla fine, domenica sera, ha dovuto farlo, no, perché ha dovuto farlo perché. Ma perché noi, quando ripeto. Un capo del governo, ecco, se torniamo ai tempi di una volta, non è che interveniva molto sulle cose, però diceva quali erano le linee principali dell'azione del governo. Non entriamo proprio nel merito. Qui invece, dato che c'è una difficoltà a creare una terapia che possa portarci... Cioè stiamo spostando fuori l'attenzione, noi stiamo, dice. Ma io vi dico soltanto una cosa, opera, noi dovremmo farci un minimo, adesso un minimo, quando ho sentito che c'è la possibilità di tornare, diciamo, a un altro governo che non sia politico, no? Andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni in questo paese. No, no, poi ci veniamo ai tecnici. Sì, ma io dico, nel senso, ogni volta, a me quello che mi colpisce, proprio perché non c'è un rapporto diretto tra la condizione del paese e l'azione del governo. Noi siamo andati avanti con governi, uno appresso all'altro, che si sono consumati nel giro di un anno. Cioè, nel senso, quello, il tempo che è stato dato a Renzi finora è quasi quello che ha avuto Letta. Tanto penso che... Il quale chiedeva 18 mesi e non 1000 giorni, però, cioè la situazione non è cambiata affatto, questo è il punto. E oltretutto lo si è fatto anche, secondo me, con un grave errore, e in questa in parte ha ragione Bersani. Cioè, è inutile che noi scambiamo le due elezioni, cioè quelle politiche da quelle europee, sono due cose diverse. Il mandato, il popolo su cui, diciamo, si basa il governo di Renzi, è quello che ha dato il 25% a Bersani, in cui la componente della CGIL era fondamentale, era importante, anzi probabilmente ha dato quell'elemento, ha permesso al PD di non perdere quelle elezioni. Perché in questi anni, quando è cambiata la politica, quando un certo tipo di quadro è venuto meno, non si è ritornati al voto e rischiamo di ritornarci fra sei mesi, senza poi in una situazione talmente confusa in cui, se vedete, sta saltando... Perché nel frattempo, Menzolini, non le sfuggirà che Renzi ha un bacino, diciamo, dalla sua parte. No. L'8%, il 10% nei sondaggi dell'elettorato di centrodestra. Ma noi non possiamo parlare di sondaggi, cioè, in questo sono d'accordo con la Castellina. Dettaglio. Cioè, nel senso che purtroppo tu non vai alle elezioni e cambi la politica, ma il momento che lo fai, adesso non do responsabilità al capo dello Stato meno, tu espropri la gente di dare un'indicazione. Questo è il dato. E siamo arrivati al punto che questo è talmente teorizzato, per cui adesso abbiamo fatto le province che sono rimaste e nessuno sa chi ci è andato. Perché? Perché ormai è tutto fatto in un meccanismo in cui, torniamo alla partitocrazia, che non è la democrazia dei partiti, in cui vengono, e del Senato è la stessa cosa, vengono presi pezzi di gestione, pezzi importanti di rappresentanza di cui vengono privati i cittadini e vengono dati ai partiti. Diciamo che delle province tutto quello che sappiamo dal 28 al 12 si vota, lo ricordavo ieri o l'altro ieri, si vota dal 28 al 12, ma diciamo noi non votiamo, votano gli amministratori, votano più, per i consiglieri, i presidenti e in linea di principio in moltissime province il partito è un unico partito composto dal Partito Democratico e da Forza Italia, ma perché così ci capiamo su cosa sta accadendo. Le alleanze sulle province sono qualcosa di straordinario di quello che sta accadendo. No, sono qualcosa, lei lo definisce
dice straordinario. Straordinario nel senso di talmente strano. Sono incuriosita dall'espressione. A me non è mai piaciuta l'espressione casta, anzi, non so quante battaglie. Però veramente noi stiamo dimostrando che c'è una casta, perché ma il momento per esempio, in cui tu arrivi a questo. Per esempio, in tema di riforme, parla un ex presidente di provincia, ma abbiamo fatto questa legge, diciamo, questa riforma, per non aspettare il fatto di togliere dalla Costituzione il termine provincia. Ma io penso che la confusione regnerà sovrana nei prossimi anni. Le competenze, le modalità di voto, gli accordi, le alleanze, eccetera. Quindi, insomma, io penso che da questo punto di vista ci vorrebbe più coraggio, perché io non penso che ci potrà essere un nuovo governo, un altro governo. Cioè, dopo Renzi si va a votare, perché le abbiamo sperimentate un po' tutte, e anche perché, insomma, sarebbe oggettivamente incomprensibile. Si tratta di capire se andremo a votare con la nuova legge elettorale o se invece andremo a votare con la legge elettorale che sostanzialmente ha deciso la Corte, perché questo è un po' il tema. Il consultellum. Mm. Si sta provando, diciamo, ad approvare la nuova legge elettorale, dipenderà un po' se ci sarà l'accelerazione, se ci saranno questi 1000 giorni, se non ci saranno. Certo, il dibattito che si è aperto in queste ore, che appunto secondo me verrà ricomposto per quanto riguarda l'articolo 18, la riforma del lavoro, dimostra che 1000 giorni da portare avanti così sono un po' complicati. Cioè, perché 1000 giorni sono tanti dal punto di vista della politica, e se non metti in piedi riforme vere, risposte vere per quanto riguarda, diciamo, le riforme che devi fare, rischi di... Diciamo che un buon indicatore arriva anche dalla, quant'è, 14ª fumata bianca fumata nera. Per quello che riguarda l'elezione dei due giudici. Il Parlamento non elegge il Papa ancora. Esatto, non ancora, vediamo. Però le chiedo questo, no? Adesso discutiamo, abbiamo sentito anche prima Bersani dire è un simbolo, non è un simbolo, ma significa. Ma i partiti hanno ancora, la politica ha ancora bisogno di simboli oppure no? La politica ha bisogno che la gente faccia politica, tutti. Questo ha la cosa drammatica che è successa è che la politica si è ristretta come la pelle di zigrino, cioè non è diventato un monopolio di poche persone e... Il grosso delle decisioni, perché si parla tanto dei governi tecnici, di affidare ai tecnici? Perché ormai le decisioni più importanti, di fatto, sono prese fuori dai parlamenti, va bene? Cioè, oggi il capitale finanziario, le multinazionali, eccetera, attraverso i loro accordi commerciali, determinano il grosso delle decisioni che condizionano la nostra società. E già abbiamo assistito, come dire, a un esproprio. Parliamo tanto di privatizzazione, ma la privatizzazione più grave non è quella della centrale del latte o dei trasporti o di che so io, è la privatizzazione del potere legislativo, normativo, che non è più nei parlamenti ma è altrove, e i parlamenti amministrano, come dire, le conseguenze locali delle decisioni che sono state prese altrove. Non è una cosa che è avvenuta a caso. Io vorrei ricordarvi una cosa che sembra che adesso io sia Matusalemme, lo sono, intendiamoci, ma voglio dire, negli anni 70 c'era una roba che si chiamava, la chiamò la trilateral, che era il grosso dei poteri americano, giapponese, europeo, i quali dissero l'economia è cosa troppo complessa per lasciarla ai parlamenti, alla politica, è meglio che la tiriamo fuori e la affidiamo ai tecnici. Questa è la tendenza di fondo, la Commissione europea è fatta così, da noi sempre fatta così. Per cui poi, perché oggi è tanto difficile distinguere la politica della destra dalla politica di sinistra del governo? Perché il grosso delle decisioni non sono più lì, ma sono altrove, e quindi si tratta soltanto di amministrarne le conseguenze. Se non tocchiamo questo nodo, e lo dico perché questo vuol dire che non c'è troppa politica, che ce n'è oramai tanto poca politica. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini hanno il diritto di deliberare, e non solo di dire sì e no, mi piace o non mi piace, di avere uno spazio deliberativo in cui deliberano delle cose, e questa è la politica. E oggi tutto questo è stato espropriato, privatizzato per l'appunto. E Zurlo, vedevo che scuoteva il capo, io devo andare in pubblicità, però se mi dai il titolo, diciamo, di quello scuotimento, poi ripartiamo da lì. Sì, vabbè, il titolo è va bene l'esproprio, ma forse destra e sinistra si assomigliano oggi, sembrano avere un pensiero comune, perché questo paese è rimasto bloccato per 40 anni. Vedi il dibattito prima sulle province, si innesca il cambiamento, lo si fa magari male,
si creano questi listoni di partiti, però si tenta almeno di togliere le province dopo 40 anni di chiacchiericcio a vuoto. E potremmo parlare del dimagrimento della spesa pubblica e tutto il resto. Abbiamo tolto la parte rappresentativa, quella che decidevano i cittadini. La burocrazia è tutta lì, quindi è una balla anche questa. Però io non voglio fare il, come dire, venire in soccorso di Renzi che non ne ha bisogno. E però quando si comincia, si tenta di cambiare, poi mi rendo conto che lo si fa magari male, lo si fa a pezzi, il rischio è di non cambiare nulla. Però meglio provare a cambiare facendo anche un bel polverone che non cambiare nulla, come è successo sulle province, come è successo sulla spesa pubblica, sulla pressione fiscale. Per cui sai, poi quando arriva l'Europa e ti espropria anche e ti espropria quasi dal pensiero che hai, perché poi se hai fatto poco, se sei rimasto bloccato, se abbiamo discusso di articolo 18 senza fare nulla per 15 anni o per 20 anni, di riforma della magistratura per 20 anni e passa senza niente, sai, alla fine chi fa automaticamente si colloca dalla parte giusta. Ecco, io su questo punto, Zurlo, avrei qualche dubbio, nel senso che auspicherei che uno cambiasse per il meglio, no? Certo, diciamo certo, questo, ma non è che uno nell'opinione è che il cambiamento pubblica, va bene a prescindere. Nell'opinione pubblica questa no, è la percezione, altrimenti abbiamo avuto brutte avventure sul cambiamento a prescindere, appunto, questa è la prescindere è un po' così, ci lascia perplessi. E sulle province vorrei ricordare che poi tutta la partita si è giocata sul risparmio, come sul Senato, anche su quello io ho fortissimi dubbi. Cioè, si può fare che rispetto al Senato, alle istituzioni, l'unico ragionamento, l'unico punto di partenza sia il risparmio economico, no, peraltro non quantificato esattamente, perché sulle province 32 milioni, dicono quelli dell'Unione Province, 32 milioni di risparmio, dice Del Rio 3 miliardi. Ora capite bene costo, che... Ma il costo no? È come i debiti dello Stato, dopo ripartiamo dalla politica italiana alla politica europea, tra pochissimo. Allora, riprendiamo adesso la nostra discussione sulla parola politica, ma prima, sempre per capire di più la politica e soprattutto chi ci governa in questo momento, con Ivo Mei andiamo a conoscere i nostri 1000. Lo sapete tanto voi che ci seguite tutti i giorni, stiamo provando a capire chi sono i parlamentari che ci governano. Ne conosciamo pochissimi, quelli che vanno più spesso in televisione, e quindi stiamo facendo questo giro per conoscere meglio tutti gli altri. Ivo Mei, vediamo chi ci presenta questa mattina. I media del Parlamento! Mettiamo subito il microfono a Roberto Cociancic. Cociancic, questa è la giusta dizione, però perdonami, siccome questa è una cosa molto informale, Roberto, prima di tutto devo chiederti di togliere la cravatta. Vedo che tutti i senatori sono comunque molto ben disposti a togliere la cravatta. Benissimo, allora, un nome che viene da? Dall'Istria. Ah, istriano, quindi a che livello? Nonni? Mio padre era istriano, è venuto via dopo la guerra. Età? 53. Famiglia? Sono sposato, 3 figli. Tre figli? Sì. Di che età? Allora, 23, 20 e 18. Partito? Partito Democratico. E professione? Sono avvocato. Avvocato di dove? Di Milano. Oh, ecco, preliminarmente, ma sei avvocato, sei di Milano, com'è che non stai con Berlusconi? Mi sembra un ottimo motivo per non stare con Berlusconi, sinceramente. Che fai esattamente in Senato? In Senato lavoro, sono nella Commissione delle Politiche Europee, negli Affari Costituzionali. Abbiamo fatto recentemente la riforma del Senato. Ma tu come giurista la giudichi proprio bene questa riforma che vuole attuare il tuo capo partito? Io credo che sia un'idea diversa di come funzionerà il Parlamento. Cioè, noi siamo abituati a pensare che il Parlamento è l'espressione dei cittadini. Domani sarà espressione della volontà dei cittadini e delle autonomie locali. Senti, tu ti ritieni un renziano della prima ora? Sì, renziano acritico. Se dovessi chiederti una cosa che detesti di Matteo Renzi e una cosa invece che ti piace alla follia di Matteo Renzi? Ma non mi piace come rotola gli occhi. Quello che mi piace è la sua grande passione, anche la sua trasparenza, assolutamente.
Che avete in comune tu e Matteo? Abbiamo in comune un po' un passato di amicizia, questo senz'altro, con la condivisione di alcuni valori, nello scautismo per esempio siamo stati... Ah ecco, sei stato scout anche tu quindi? Abbiamo condiviso un sacco di strada, abbiamo portato lo zaino insieme. Ecco, sì. E che cosa hai fatto in Senato che non avresti voluto assolutamente fare e invece che cosa non sei riuscito a fare che avresti voluto fare? Ma quando c'è stato lo scandalo della Shalabayeva non avrei voluto votare a favore di Alfano. Un proverbio milanese che ti fa ridere o un detto che ti fa ridere milanese, ce l'hai? Così sul bruciapelo direi, non so, Ofele fa il tuo mistake, potrebbe dire Roberto fai l'avvocato, non fare il politico perché magari non sei capace, ecco, potresti fare qualcosa di diverso. Sei del 61 hai detto, no? Quindi tu dovresti sapere perfettamente chi è il batterista dei Rolling Stones. No. Non lo sai? No, mi spiace. Con la riforma che propone Renzi, tu ritieni di tornarci in Senato o no? Sicuramente se la riforma dovesse passare saranno gli amministratori locali a farlo. Io non sono amministratore locale, non credo di avere grandi ambizioni di farlo, quindi probabilmente il Senato no di certo. Quindi dovrei dire addio a questo palazzo? Vabbè, ma insomma abbiamo un tempo, cerchiamo di impegnarlo al meglio in questi 5 anni, 4 anni, quanto saranno ancora da fare. Insomma. Grazie mille, grazie. Grazie a voi, grazie. E così abbiamo conosciuto un altro senatore del Partito Democratico, Zoggia. La vedevo sorridere sugli scout. Una cosa seria, gli scout. Sì, assolutamente, no, è che ce ne sono tanti, diciamo, e quindi siccome conosco le passioni, eccetera, massimo rispetto ovviamente. Però lo dava un po' per scontato. Immaginavo diciamo, che d'altronde, insomma... è vero, questa volta all'interno del Parlamento, ovviamente la Camera conosco meglio, ci sono davvero tantissime novità. Devo dire che al di là dell'appartenenza all'area politica, Renzi, area riformista, eccetera, la qualità è mediamente molto molto buona. Ovviamente si esplicita meglio una qualità tecnica che una qualità politica, proprio per stare in questo ragionamento. Perché faccio il mio esempio, insomma non sono più giovanissimo, ho 50 anni, però io ho fatto tutta la trafila, io sono stato iscritto al Partito Comunista per 2 anni, alla FIGC, PDS, DS e vi ricordo che la mia prima mansione era quella di andare ad attaccare i manifesti, insomma mettere la colla per i manifesti e non ho parlato nella mia sezione perché c'erano i capi, i vecchi, non avevi coraggio, lo diciamo. Lo sa che tutto questo per Renzi è un difetto, ovviamente, vabbè, no? Per me invece è una cosa, è quello che conservo, lei lo considera un pregio, è quello che ma... conservo, diciamo... Con grande piacere perché sono stati passaggi della vita e devo dire che mi mancano molto quelle discussioni. Adesso i circoli, che sono comunque importanti, sono il cuore pulsante del partito, però indubbiamente hanno perso un po' di valore rispetto alle sezioni famose, insomma. Luciana Castellina, le voglio chiedere, perché mi interessa la sua opinione, appunto un'opinione su una cosa che sentiamo ripetere sempre più spesso, ormai da qualche anno, no? Una specie di ritornello, non ci sono alternative. Ce l'avano detto per Monti, ce l'hanno detto per Letta, adesso ce lo dicono per Renzi. Poi c'erano. E poi c'erano, certo, poi c'erano. Ma questo è appunto, ma questa cosa discende dal fatto che i problemi vengono sempre presentati come problemi tecnici, oggettivi, per cui non ci sono alternative. Cosa deve fare oggi il Parlamento, il Governo, applicare semplicemente queste tecniche, che sono tutte uguali. Questo non è vero. Tutto quello che succede non è il frutto, non è la pioggia che è venuta e non si sa come è venuta. Sono state delle scelte che hanno determinato questa situazione. Il modo come si è, la famosa globalizzazione, quella per cui dicevo prima la privatizzazione del potere legislativo, è nata dal fatto che si è fatta la liberalizzazione dei capitali, che quindi possono andare dovunque vogliono, ma non si è fatta contemporaneamente una unificazione del sistema fiscale, parlo dell'Europa, e neppure quella del settore sociale. Il che Marchionne che cosa faccia? Una sede a Torino, un'altra ce l'ha ad Amsterdam, un'altra ce l'ha a Londra, un'altra ce l'ha in America, perché nella stessa Europa le regole fiscali sono tutte diverse. Certo. Allora, come vede, non è che quindi, oddio, è così e quindi non possiamo fare altro. È così perché si è stato scelto di fare così. E questa è, poi quando si discute dell'Europa, bisognerebbe andare a vedere queste cose. Ecco appunto, ma noi possiamo, Menzolini, parlare di politica italiana o semplicemente dobbiamo dimenticarci la politica italiana? Quindi, insomma, in presenza di una gestione di sovranità parliamo direttamente di politica europea.
Perché qualcuno ha detto questa storia dell'articolo 18 è lo scalpo da portare all'Europa, no? E ogni volta torna l'Europa questa storia ce lo dell'Europa. Chiede. L'Europa ce lo chiede. Sì. Ci chiedete davvero l'abolizione dell'articolo 18? Sì, sì, sì. Non ci sono alternative, perché non lo fate? Lo sarebbe un sondaggio fantastico andare al Parlamento europeo e dire l'articolo 18 in Italia, che cosa mi fa? Pare una buona idea, adesso lo facciamo. Essere carino. Che normalmente, cioè, prima di andare al governo tutti dicono no, dobbiamo andare in Europa, perché dice battiamo i pugni o cose del genere. Sì. Ognuno c'è tutto questo folklore. Poi quando si arriva si cambia completamente atteggiamento. Beh, pure il semestre europeo doveva essere la nostra grandissima occasione. No, no, il terzo si è fatto mese questo finito, governo, adesso vediamo. No, si è fatto questo governo, il povero Letta momento... è stato fatto fuori perché c'era il semestre europeo e quindi bisogna fare tutto. T'ho detto, alla fine molto spesso l'Europa o l'idea dell'Europa viene utilizzata a fini interni, ma la cosa peggiore, secondo me, è che mentre dall'altra parte ci sono dei sistemi paese che vanno in Europa sapendo che l'Europa non è stata ancora costruita e almeno difendono gli interessi del paese, la Germania secondo me è l'aspetto più chiaro, diciamo, di una operazione, guardate quell'atteggiamento che stanno avendo ora anche nei confronti di Draghi, è evidente, pensano, noi non ce l'abbiamo, noi non abbiamo nessuna capacità. Dicevo prima, diciamo durante l'intervallo, cioè a me mi colpisce che ad esempio ci sia un PM a Trani che ha chiesto rinvio a giudizio delle agenzie di rating per quanto riguarda le vicende del 2011. Allora, io non so se è vero o meno, ma che ci sia stato lì un meccanismo in cui in quel momento si è combattuta un'Europa, in Europa una battaglia economica su chi doveva pagare la crisi e noi siamo stati soccombenti, questo non me lo toglie nessuno dalla testa e lo dimostra tutto quello che è venuto dopo e quello che si è saputo dopo. Ebbene, mentre, ed è il dramma secondo me della politica in Italia, molto spesso si ci divide sui totem, però non si crea un sistema paese. Ci si divide sui personaggi, ormai adesso oltretutto c'è un meccanismo di giovanilismo portato quasi all'eccesso, no? In cui tu fai, azzeri tutto. Hanno fatto due interventi, secondo me uno migliore dell'altro, sul Corriere. Prima Michele Ainis due giorni fa e oggi lo stesso direttore De Bortoli. Sì, De Bortoli. Cioè, nel senso che qui alla fine il problema non è quello, è che lì tu azzeri tutto, per quello, almeno il capo esce ed emerge, ma non perché diciamo è meglio degli altri, ma perché il resto è tutto azzerato. Ma a parte questo, che è tutta una cosa nostra... Io dico, quello che ci manca davvero, è quello, e sarebbe la rivoluzione in Italia, è creare un sistema paese in cui ci possono anche essere delle diversità, però sapendo benissimo che il momento in cui c'è il nemico, e che non è il nemico di una volta, e neanche il nemico soltanto, cioè non è solo l'ISIS, ma ce l'ha in tanti modi, perché sono interessi diversi, il sistema, diciamo, fronteggia, però, diciamo, insieme diciamo, questa ostilità. Noi purtroppo, dopo tanto tempo, ecco, stiamo cercando di fare tante cose, ma probabilmente ancora l'abbiamo fatto l'Italia. Zullo, prego. No, volevo dire, è vero, ma c'è un problema drammatico. Si può arrivare a un sistema paese, secondo me, se esiste poi appunto un paese che si ritrova, un paese che si specchia, un paese che ha dei valori comuni, che condivide delle regole. Un paese che sia anche un popolo, possiamo usare questa espressione, la parola popolo che è andata persa, che invece è una parola cara alle tradizioni della sinistra, del mondo cattolico, che forse è uno dei grandi valori dati di fatto del Novecento, quando appunto c'erano le sezioni, quando c'erano i partiti, quando c'erano i movimenti che avevano migliaia e migliaia di persone che discutevano, ragionavano, litigavano. Se tu non hai un popolo che sente, che si riconosce, poi diventa difficile condividere qualcosa, diventa difficile creare un sistema paese. Questo a maggior ragione vale per l'Europa, perché l'Europa non è sentita da noi come un popolo, non ha una bandiera, non ha un punto comune, e lo si capisce bene dalle scelte che vengono fatte quando si toccano i problemi drammatici della gente. Faccio solo due esempi per capirci. Uno, per dire uno, che non esiste Zullo. Un popolo. Sì, ma in 5 secondi, pensiamo alla vicenda della Grecia. Qualcuno in Europa si è interrogato sul fatto che milioni di greci rischiassero di morire di fame, su come aiutarli? Io ho sentito parlare del dramma dei greci, delle famiglie che stanno male, dei bambini che non sono alimentati, di un popolo alla fame, solo da Papa Ratzinger quando è venuto a Milano. Fine. Che ha detto una cosa semplice: le famiglie milanesi adottino le famiglie greche. Punto. Il tema dell'immigrazione mi pare uguale. L'Europa dà direttive, Frontex e compagnia, poi arrivano migliaia di disperati e non si interviene, non si fa un ragionamento comune. L'Europa
come la politica, ha bisogno di simboli e di interventi concreti. Se non si fanno, il popolo sta disperso in mille sedi, cinguetta su Twitter, crede di esistere, ma probabilmente ognuno poi rischia di farsi gli affari suoi. Questo è un po' un dato di fatto della politica di oggi e purtroppo rimanda qualcosa che c'è e non c'è, anzi più che non c'è che c'è. Questa mattina il giornale pubblica un'intervista, anzi un intervento firmato da Bertinotti sul Garantista, il quotidiano diretto da Sansonetti. E Bertinotti scrive: la politica è ridotta alla governabilità, la governabilità degli stati nazionali come dell'Europa sovranazionale, sovrastata dall'economia reale e dal mercato. Anzi, si può dire che la politica ridotta a governabilità fa parte del funzionamento stesso del capitalismo finanziario globale. Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace, tanto che l'alternativa è stata cacciata dalla scena politica, sostituita dall'ineluttabilità delle scelte. Così è morta la più grande delle ambizioni della politica, cioè l'autonomia. Mi pare giusto, io non sono sempre d'accordo con Bertinotti, ma questo mi pare... Assolutamente. Bertinotti con la governabilità c'ha qualche conflitto, diciamo. Qualche problema. Il comunismo ha fallito, c'è un'altra parte dell'intervista che ovviamente è il titolo del giornale. È d'accordo su questa parte? Ma è fallita anche la rivoluzione francese, allora per favore cominciamo a ragionare, perché sono purtroppo, questo è il punto. La rivoluzione francese diceva liberté, fraternité e égalité. Allora, libertà abbastanza, legalità niente. La rivoluzione sovietica, per fare l'eguaglianza, ha sacrificato la libertà. Allora possiamo decidere che rinunciamo all'obiettivo di mettere insieme uguaglianza e libertà, e io non vorrei rinunciarci, o se no la parola comunismo oramai vuol dire pensare che un altro mondo si può costruire, oppure dire ci teniamo questa roba qua e non facciamo niente. Andiamo in pubblicità. Spesso a quest'ora abbiamo trovato una situazione un po' diversa da quella della mattina, di circa 3 ore fa. Questo quando il tempo è un po' il maltempo, è intermittente, è un po' incerto, è un po' indeciso, ci sono i temporali, poi scompaiono, poi ricompaiono. Bene, questa era l'immagine di questa mattina alle 7, con queste zone di temporali isolate, ma comunque ben presenti, su tutto il Tirreno, e poi a ovest di Corsica e Sardegna la porta spalancata, la porta dell'ovest da cui entrano i temporali, è quella che ci ha già cambiato e continuerà a cambiarci il tempo almeno per altre 48 ore. Ecco, guardate l'immagine invece di circa mezz'ora fa, non cambia molto, quindi è già, come dire, il binario è ben segnato, quindi i temporali si avvicinano a Sardegna e Corsica, continuano a essere sulle zone tirreniche. Ma, e questo stamattina l'avevamo sottolineato, si formano ancora soltanto sul mare, perché il mare durante la notte è più caldo, quindi l'umidità non manca ovviamente, il calore della superficie del mare fa sollevare l'aria ed ecco che si formano i temporali. Sulla terra ancora sono un po' difficili, ma nel pomeriggio insomma si riuscirà a fare anche questo. Piogge previste complessivamente per la giornata di oggi. Cosa è cambiato rispetto alla previsione di ieri? Che ieri sembrava che questo maltempo salisse un poco verso nord, per nord intendo Alta Toscana, Liguria, per poi scendere nuovamente verso sud-est. Questo primo impulso sicuramente non lo fa, il secondo, questo che sta arrivando, insomma è ancora in posizione, però se andiamo a vedere la situazione per domani, vedete che il nord, a parte qualche pioggia sulle zone alpine, la Liguria, l'Alta Toscana restano un po' fuori dalla zona di maltempo che invece interessa bene il centro e soprattutto il sud, perché dove vedete le zone in giallo indicano precipitazioni abbondanti, quindi temporali, quindi maltempo reale. Giornata di venerdì, sembra passare tutto. Qui c'è un piccolo punto interrogativo, perché la prima ipotesi era che da venerdì sera però almeno in poi tutto il tempo su tutta l'Italia diventasse piuttosto stabile. Invece adesso c'è un punto interrogativo, perché al sud potrebbe restare una certa instabilità non solo venerdì ma forse anche nella giornata di sabato, quindi domani dovremo fare un piccolo passo avanti e vedere che cosa hanno deciso i modelli, se ci piace, certo non si può cambiare comunque.
Temperature massime previste per la giornata di oggi, in diminuzione ovviamente con questa situazione del tempo, sono appena sopra i 22-23 gradi soltanto sulle isole maggiori, in molte zone non si raggiungono neanche i 20. La tendenza per domani è a leggeri aumenti, il verde o anche il giallo sono aumenti sostanziosi al nord e sulle zone di sud-est, dove vedete il celeste o l'azzurrino sono diminuzioni fra i 2 e i 4 gradi, quindi stiamo tornando rapidamente ai valori normali per fine settembre e forse, come al solito, si esagera un pochino, si andrà un poco al di sotto. Questa è una carta di questa notte che riguarda la pressione, perché ci ha scritto Enrico, dice piove ma la pressione è alta, dice che questo che cosa significa? E la pressione aumenta. Allora, intanto questo ci dice una cosa, molto velocemente, non voglio fare lezioni, però il valore medio della pressione è 1012 e qui abbiamo delle basse di 1014 e delle alte di 1023, quindi non è il numero, il valore della pressione, anche 1020 può essere bassa se è vicina a una 1040, tutto è relativo, anche in meteorologia e soprattutto in meteorologia. Quindi il fatto che ci siano pressioni apparentemente alte ma piova non significa, cioè non c'è niente di strano. Ecco. Quello che vi posso dire è che se invece di essere 1014 fosse stata 1000 o sotto i 1000, temporali, piogge sarebbero stati molto peggiori, perché qui la pressione influenza. A proposito di temporali, chiudo con questa bella foto che ci ha mandato Achille, l'ha fatta da un aliante, il suo amico Vittorio, spero che insomma... Bisogna mantenersi a distanza, perché questo è un cumulonimbus, già credo che abbia già questo aspetto molto tumultuoso, lo è moltissimo, quindi è molto pericoloso per qualunque tipo di aereo, tanto più in quelli senza motore, ma chi va sull'Aliante fa il volo a vela sicuramente lo sa già. Grazie a Paolo Sottocorona. Io non ho capito niente della cosa, cioè ho capito solo che non è un problema, che ci sta, però a parte quello adesso me lo farò spiegare bene, ma voi a casa siete più furbi di me. Ci scrivono da casa, ci scrivono in tanti, tantissimi, e giro questa mail a Zoggia. Stiamo assistendo ancora una volta alla rappresentazione di una farsa da parte del Partito Democratico e mi spiego. Per giorni e giorni sentiamo dichiarazioni di dissidenti, lei ci ha spiegato non sono i dissidenti, ma insomma, che non voterebbero la riforma dell'articolo 18 proposto da Renzi, riservandosi di discutere e chiarire il tutto nella direzione del partito che si terrà lunedì. Renzi in direzione chiederà o con me o a casa e tutti obbediranno. Questo è il modo di far politica che più allontana i cittadini dalle istituzioni, così ritiene Diego. Ma insomma è una lettura, per carità, legittima però. E rispettabile, pur tuttavia insomma io mi auguro che il nostro partito continui a essere un luogo dove si possa discutere tranquillamente, serenamente. D'altronde questo passaggio non è un passaggio ininfluente, cioè è un passaggio significativo, stiamo parlando della riforma del mercato del lavoro. L'articolo 18 non è tantissimo tempo che l'abbiamo toccato. Con la Fornero l'abbiamo fatto l'altro ieri, poi siamo specialisti anche in questo, quindi, di 3 giorni rimettiamo mano alle stesse insomma, cose. Adesso, sono molto in linea anche con le cose che diceva prima, non esiste, cioè noi dobbiamo creare posti di lavoro. Cioè, uno studio che abbiamo a disposizione ci dice che con la riforma dell'articolo 18 la disoccupazione dal 12,6 può scendere al 12,4-12,5. Per carità, è uno 0,1-0,2 importante, certamente il mercato europeo ce lo sta chiedendo, la BCE eccetera eccetera, quindi può avere un effetto psicologico più che di sostanza, però insomma io mi concentrerei maggiormente su altre cose. Se poi all'interno di un pacchetto complessivo dove appunto ci sono incentivi per aumentare gli ammortizzatori, dove c'è il disboscamento dei contratti, eccetera, mettiamo anche tutele per i lavoratori sotto una forma diversa, discutiamo, ragioniamo, però non c'è paese europeo, in modo particolare abbiamo citato la Germania, le famose riforme Hartz, insomma, non sono state riforme che hanno spazzato via tutto, sono riforme dove addirittura... Diciamo il sindacato è diventato... Il mantra è discutiamo, io ribadisco, poi bisogna vedere se le due parti vogliono discutere tutte e due, perché se l'altra parte non vuole l'ultima discutere. L'ultima direzione che abbiamo fatto, abbiamo chiesto a Renzi di fare una direzione ad hoc per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro.
lui ci ha detto sì, la facciamo il 29. Il giorno dopo il governo ha presentato l'emendamento sull'articolo 18. E quindi mi sembra un segnale inequivocabile mia, di quanto vuole discutere con voi. A casa mia, diciamo, prima discuto e poi presento l'emendamento. Appunto. Però, ripeto, non è un problema. O meglio, non è un problema se c'è la disponibilità a un ragionamento... A discutere adesso. Esatto. Vabbè, vediamo. Zurlo, ma questa storia dell'operazione Lessi, no? Perché poi, appunto, se loro non ritirano gli emendamenti, ci sono i 7 emendamenti e si va a votare, adesso abbiamo capito che Zurlo ritiene che non si arriverà a quel punto, però pare che Berlusconi si stia attrezzando per far tornare a casa un po' di senatori del nuovo centrodestra. Appunto, l'operazione Lessi sembra sia stata battezzata. Non sento più Zurlo. Abbiamo un problema con l'audio, adesso lo recuperiamo. La giro a Minzolini la domanda. È vero, c'è un'operazione Lessi in corso? Penso di sì, però io non lo dico da ora, l'ho detto da qualche mese fa. Ma sai, io penso una cosa. Quello che fa più male alla politica è esattamente quando ci sono queste cose poco chiare. Nel senso, c'è questa maggioranza che... Allora, si è partiti... diciamo questa legislatura dicendo che l'unica possibilità per riformare questo paese erano le larghe coalizioni. Poi si è fatto un governo Letta, che di fatto una parte, diceva questa maggioranza, Forza Italia, lo ha giudicato non all'altezza, e poi anche l'altra parte, perché poi è caduto per mano, diciamo, del partito di provenienza di Letta. Bene. Ora, l'unica cosa che non puoi fare è un meccanismo perverso, per cui da una parte c'è una formula che sulla carta non dovrebbe, perché parliamo di numeri abbastanza esigui, e tenta queste grandi riforme. Dall'altra parte c'è un partito come Forza Italia che sta dentro o che non sta dentro, che non si chiarisce, e poi dall'altra parte là. Perché io dico che è pericolosa un'operazione di questo tipo? Perché intanto, ecco, il cittadino non capisce. Poi se tu ti metti in questa posizione in cui non sei né carne né pesce, rischi di far perdere non soltanto la maggioranza di governo, un'azione di governo che è possibile, positiva o non può esserlo, ma anche la possibilità di un'alternativa. Perché qualora fallisse questa cosa del genere, a quel punto non è più l'alternativa, diciamo, il centrodestra, ma è qualcos'altro che di fatto io trovo anche legittima, cosa del genere, ma che molti considerano, diciamo, una sciagura. Va bene? Allora il punto qual è? Per ritornare alla politica, e torniamo al tema, cioè, l'idea che bisogna essere trasparenti nelle posizioni è un elemento fondamentale. E quanto è trasparente Berlusconi quando, stando a quello che scrive stamattina Verderami, incontra Renzi e gli dice facciamo un bel partito insieme, poi sembra che il premier gli abbia detto no, grazie per il momento, aspettiamo. Ma anche quello non è... Io, il punto qual è? È che Renzi, se per caso allora decide di fare una grande apertura, perché si è fatta in questa legislatura, l'ha fatta Bersani alla fine, diciamoci la verità, perché questo è... Allora la fa e la fa davanti a tutti e si fa un governo di un certo tipo. Se non è così, è inutile che immaginiamo che ci sarà poi il soccorso, perché già soltanto immaginare che ci sarà il soccorso crea una situazione... No, ma io non sto parlando del soccorso, sto parlando proprio di fondare un partito. Pare che Berlusconi abbia proposto a Renzi un mese fa di fondare questo partito. Questo non lo so, no, questo lo so. Non ci torna. Mi sembra un po' paradossale. Ma... Luciana Castellina, che cosa vuole da noi l'Europa? L'Europa, questo, l'Europa, perché questa è un'altra cosa, vuole l'Europa. L'Europa è stata fatta da noi in qualche modo, no? Allora bisognerebbe chiedere anche a tutti coloro che hanno, sono stati in quanto governo nel Consiglio d'Europa, perché hanno fatto una cosa nella quale hanno fatto una moneta unica e contemporaneamente non hanno fatto una politica comune che serva a fare in modo... che se la Grecia sta male la responsabilità se ne fa carico l'intera Europa. Non si può fare una moneta senza fare contemporaneamente una politica la europea. Politica, e cioè avere una cosa comune. Questa è la cosa, ma non è che ce l'ha mandato il Signore Padre Eterno l'Europa, sono stati tutti i governi che si sono sostituiti e che l'hanno fatta così perché la volevano così. Quindi, nei vari talk show vedo e sento politici... Sembra, diventa un discorso metafisico questo dell'Europa, l'Europa... Sì, l'Europa ci chiede. Che considerano vecchio l'articolo 18, parlano di dare più diritti a tutti, anche ai giovani, mi chiedo e chiedo ai politici in studio, forse non sarebbe meglio punire l'evasione fiscale, snellire la burocrazia, velocizzare i tempi della giustizia, la corruzione? I capitali all'estero li portano gli operai. Ultima domanda, perché non fate la legge elettorale, avete paura di andare a casa? E questo è... Giuseppe Engallo, il tema è appunto che ci sono cose che sono la politica in un paese come il nostro che ha un problema di legalità, ad esempio,
il tema della corruzione, il tema della criminalità organizzata. Non è quello la politica. Beh, affrontare quei nodi. Adesso stiamo parlando, si parla, Berlusconi fa questo, Alfano fa questo, cioè la personalizzazione soltanto, ma perché non c'è più l'assunzione di responsabilità e di partecipazione della gente? Allora tutto si riduce ai nomi, e che non, le due, perché non si può fare la contrapposizione dell'alternativa? Perché non si capisce che cosa consista una l'alternativa, posizione e l'altra. È tutto personalizzato, se quello ha la camicia bianca e quindi sorride meglio, e quell'altro invece... cioè, voglio dire, o ci rimpadroniamo, nel senso che la gente... Gramsci diceva una cosa, che cos'è la democrazia? La democrazia è la riduzione al minimo della distanza fra governanti e governati. Il che vuol dire che i governati devono poter conoscere, sapere, toccare, essere messi in grado di discutere e deliberare su queste cose. Questa è la democrazia, e questa roba è uno show. Vabbè. Buongiorno Mirta Merlino, e noi continuiamo a raccontare lo show. Esatto, ai noi. Ieri sera, come sapete, fino a tarda notte la minoranza del PD si è riunita, noi ripartiremo da lì, anche perché c'è un interessante tweet. E c'era anche Zoggia, che... ovviamente, perché... Sono andato via. Che detto? Sono via. No, dico, c'era anche Zoggia, ma lui è andato via presto, si è ritirato presto. Alcuni sono andati via presto, altri sono usciti invece a tarda notte, però c'è un tweet di Carbone che fa capire l'aria che tira. La segreteria si riunisce all'alba, la minoranza la notte. Differenze tra chi prende il 41% e chi il 25%. Hashtag son cose, no, per dire un po', insomma, come la sta vivendo dentro il PD questa questione. Ma noi abbiamo molto altro oggi da raccontare, abbiamo ritrovato Frattini, ve lo ricordate, l'ex ministro degli esteri, fa il consigliere di Stato, abbiamo una bella storia da raccontarvi, e poi abbiamo anche un interessante fuori onda del padre di Renzi che parla della sua azienda. Insomma, molte sorprese la puntata di stamattina. Vi allora, aspettiamo. Tra pochissimo, l'area che tira, Mirta Merlino. Zoggia, le è piaciuta la frasetta di Carbone? Ma insomma, non ci do nessun peso, gli interlocutori sono altri. Zurlo, finalmente è tornato l'audio, solo per dirci arrivederci, perché oramai sempre, anche sabato, avevamo ospite Zurlo e a un certo punto non parlava più, ce l'abbiamo con lei. Siamo in minoranza, siete in minoranza, come nel PD. Ci ritroviamo presto, guardati dalla mia fame, voglio ricordare il libro di Luciana Castellina, e grazie per essere stata a Coffee Break. Grazie a voi. Grazie a tutti voi, noi ci ritroviamo domani come sempre. È un titolo che riguarda il passato, ma che potrebbe ripresentarsi.